Allora, oggi parleremo di volani, ne abbiamo qui un po', e ne parleremo dal punto di vista del peso. In passato abbiamo parlato della ventilazione, delle alette e di quant'aria pompano. Adesso parleremo dei volani rispetto al peso e come si possono scegliere con quale motore. E anche oggi un ringraziamento speciale a Massimiliano che ha acquistato la nostra maglietta ad edizione limitata e ci ha inviato una foto. Alcune considerazioni preventive. Allora, intanto su tutti i motori, piccoli, grandi, delle moto, delle automobili, dei camion, c'è sempre il volano. Il volano ha il compito di omogeneizzare il moto dell'albero motore, soprattutto ai regimi bassi, e a parità di altre condizioni è sempre più pesante quantomeno il motore frazionato, perché se su un monocilindrico, siccome ha gli scoppi più distanti l'uno dall'altro, ha bisogno di un volano più pesante. Questo è chiaro. Chiaramente ha un'inerzia e quindi si oppone all'accelerazione quando il motore vuole salire di giri, ma ne rallenta la decelerazione quando vuole scendere di giri. Immagazzina energia, la prende quando il motore accelera e la restituisce quando il gas viene rilasciato. L'influenza del volano è avvertibile in particolare nell'omogeneità di funzionamento ai bassi regimi. Agli alti regimi si sente meno. Tuttavia, un volano di un certo peso riduce i contraccolpi e in un certo senso alla fine fa dissipare in una sorta di in questi contraccolpi, in questi urti, meno energia, quindi un volano un po' più pesante entro certi limiti proprio di ogni motore incrementa la potenza massima. Ora, la scelta del volano è legata all'uso che si fa del mezzo, al percorso, al circuito. Quindi, per esempio, parlando di mezzi uso pista, un volano un po' più pesante sarà consigliabile in circuiti che hanno dei lunghi rettilinei, un volano più leggero in un circuito stretto in cui c'è bisogno di accelerazioni rapide e conta meno il raggiungimento delle massime velocità. Adesso, sempre perché noi abbiamo un occhio alla quantificazione relativa e vogliamo farvi toccare con mano per quale motivo con un volano leggero si sente che il mezzo guadagna molto nelle marce corte, nelle marce lunghe no. Allora, nel breve tempo, un paio di secondi, quanto ci vuole per tirare una prima, un mezzo, prendiamo una Vespa Large mediamente elaborata, insomma, passa da 0 a circa 40 all'ora. Quindi una massa di 200 kg, Vespa più pilota non troppo sovrappeso, 200 kg passa da 0 a 40 all'ora. Un volano di 3 kg e passa, come quello del PX, adesso per semplificare, che ha un diametro di 20 cm. Per semplificare, siccome i 3 kg non sono uniformemente distribuiti, noi possiamo ipotizzare un peso della metà o poco più, insomma, calcoliamo 1,5 kg di tutto quanto alla massima distanza dal centro, perché chiaramente quello che conta è la massa che sta distante dal centro, perché il centro non ha nessuna inerzia perché non si muove proprio il punto centrale, chiaro? Allora, questa massa, se noi consideriamo che il volano pesi 1,5 kg tutto concentrato in periferia, nello stesso breve tempo in cui il mezzo deve raggiungere 40 km/h, invece questo 1,5 kg qui deve essere accelerato fino a circa 340 km all'ora, se consideriamo 9.000 giri di picco raggiunti. Rispetto al mezzo che deve andare ai 200 kg spinti fino a 40 all'ora, 1,5 kg a 340 all'ora è una grandezza non uguale, ma comunque comparabile, non è un altro ordine di grandezza. Non ci manca uno zero.
È qualcosa di molto inferiore, però, e infatti si apprezza. Poi passiamo in seconda. In seconda il mezzo arriva a 65 all'ora. Ci mette più tempo. Ma il volano, sempre allo stesso regime, deve arrivare. Quindi influisce di meno. In terza di meno, in quarta quasi per niente, alla fine, perché diventa incomparabile. Anzi, quando ci si avvicina alla velocità massima, prevale quel briciolo di potenza in più che il volano pesante ci dà, perché riduce le perdite per irregolarità di funzionamento. Prima di parlare di come scegliere il volano, vediamo una cosa en passant, però importante, che riguarda il rapporto tra peso del volano e risultati ai banchi prova. Io parlo di quei banchi prova accelerativi che sono i più diffusi e quelli che tirano fuori potenze talvolta molto diverse dall'uno all'altro, suscitando polemiche e quasi litigi a volte, anche è un peccato. Sappiate intanto che i banchi che dicono il vero, se ben tarati, sono quelli che assorbono la potenza, cioè la trasformano in calore, ok? Tramite facendo una cosa che fa attrito, ce ne sono di vari tipi, però comunque sono quelli. Quegli altri che hanno il rullo, che sono accelerativi, loro che cosa misurano? In quanto tempo il motore, dato il rapporto che glielo imposti prima, riesce ad accelerare quella massa a quel tot numero di giri. A quel punto si risale alla potenza che ci vuole, ma c'è il volano però. Allora, cosa succede? Quindi bisogna, quando si fanno queste prove, bisogna sapere quello che si fa e anche lì sapere cosa si confronta con cosa. Lo stesso motore, se lo prendiamo e lo proviamo con un volano da 1,8 kg sul banco accelerativo, e come molti di voi sapranno, se l'hanno visto funzionare anche con la quarta, ci si impiega a tirarlo tutto quando dura quanto una seconda, più o meno, mediamente, no? Il volano ha un'influenza, quindi se tu lo provi col volano più leggero, il motore è più potente. Provi col volano pesante, il motore perde un cavallo. Poi provi la Vespa su strada, col volano pesante va meglio che col volano leggero a lungo. Quindi il motore è più potente, perché il responso del tachimetro, quello è indiscutibile, no? Per quale motivo? Perché il volano interferisce con la lettura del banco, perché una parte della potenza il motore la impiega per accelerare il volano, visto che deve raggiungere una velocità periferica rilevantissima. Chiaro il discorso? Questo è un aspetto molto importante che spero aver illustrato, il quale aiuti a dirimere questioni e a sedare polemiche talvolta inutili. Ora, come si sceglie il volano? Appunto, il volano si sceglie in relazione al tipo di motore, all'utilizzo, al carattere anche del motore. Un volano non troppo leggero normalmente nel complesso è vantaggioso, a meno che non ci siano esigenze specifiche. Talvolta su alcuni mezzi è indispensabile averlo di un certo peso, per esempio sulle Vespe Large, visto che la frizione è sull'albero motore, dall'altra parte, e non è su accoppiamento conico, ma su accoppiamento cilindrico con spina elastica. Se il volano si fa troppo leggero, cioè se con le frizioni a 8 molle, per dire, peggio ancora quelle rinforzate che magari hanno l'anello intorno, quindi aumenta la massa della frizione, ok? Specialmente con quelle, se il peso del volano scende sotto i 2 kg, 1,8 kg, così diventa pericoloso, perché si rompe la spina elastica della frizione, perché la frizione comincia ad avere un'inerzia, seppur minore, comparabile con quella del volano, e quindi comincia ad adempiere a funzioni inerziali per le quali non è progettata, cioè non è progettato l'accoppiamento sull'albero, e quindi dai dai si rompe qualcosa. Tra l'altro, poi anche qui adesso parliamo grossolanamente di peso del volano, ma bisogna vedere dov'è questo peso. Per esempio, il volano, ecco questo volano qui, questo qui è un Elestart privato della ghiera. Questo volano pesa diverse centinaia di grammi in meno rispetto a quelli del primo PX, credo che ci sia una differenza di 300-400 grammi, però l'inerzia è simile, perché in periferia c'è la ghiera d'acciaio,
Quindi c'è una parte di peso concentrato all'estrema periferia e quella ghiera gira velocissima perché la velocità periferica è la massima possibile. Quindi parlare di peso bisogna vedere. Ci sono le accensioni Parmachit da 2,5 kg col volano ricavato dal pieno, che però sì, pesa 2,5 kg, ma ha meno inerzia di questo perché il peso è più verso il centro. Ora, per quanto riguarda invece la Vespa Small, anche lì il discorso generale vale ugualmente. La libertà di scelta è maggiore perché la frizione è montata in un punto più vantaggioso, cioè dopo la prima riduzione, quindi l'albero motore non ha un qualcosa che abbia un'inerzia rilevante dall'altra parte, cioè il pignone è piccolissimo, è trascurabile, quello non si rompe, si può rompere per i contraccolpi se manca il parastrappi, non certo perché ha un'inerzia, perché rispetto a quella del volano più leggero è sempre irrilevante. Certo, l'Piaggio sulla Vespa Small, sul motore 125 è esagerato. Perché il volano dell'ET3 era veramente di un peso esagerato che ti toglie con quello è troppo proprio, ma il troppo. E tra l'altro, infatti, la Piaggio stessa è tornata sui suoi passi e io l'ho messo qua per farveli vedere. Questo è un volano ET3. Ecco qui. Si vede? Guardate il bordo esterno, è pieno, quindi la parte più rilevante ai fini dell'inerzia del volano. Questo qui è un volano PKXL 125 ETS, vedete che non c'è quel bordo pieno? È una grande differenza. E in effetti è vero perché era proprio troppo. Tuttavia, su motori performanti, ecco per dire un 130, una cosa così, questo è il volano dell'HP. Ecco, questo qui. Così è già molto leggero, privato di ghiera è proprio assurdo metterlo perché è troppo poco. Alla fine un volano molto leggero può dare soddisfazione agli spiritosi del folle, no? Che le sgassate in folle, senti il motore prontissimo, ma su strada non paga mai, eh? Nella prima partenza, ma dopo è un effetto che svanisce subito. Come ho detto all'inizio, il volano ce l'hanno tutti i mezzi. Da corsa e non. Abbiamo fatto l'esempio delle Vespe perché insomma, vabbè, c'ho queste a disposizione. Però, per esempio, sui go-kart, che sono spinti da motori molto evoluti, sebbene sottoalimentati per regolamento, anche lì c'è il volano. Il volano del go-kart è principalmente, con grande vantaggio, incorporato nell'albero motore. Perché all'accensione praticamente non c'è volano, c'è un rotore piccolissimo che solo per il segnale del captatore. E la massa volanica, anche se non esagerata, però è tutta concentrata nell'albero ed è la miglior massa volanica, perché è quella che riduce veramente i contraccolpi, quei contraccolpi dovuti al fatto che la massima pressione di scoppio viene raggiunta circa 5 gradi dopo il punto morto superiore, quindi quando la biella è ancora molto verticale. In quel momento solamente un albero motore molto pesante può opporsi alla tendenza a traslare impressa dalla biella a favore della rotazione, mentre un albero molto leggero trasmetterà un contraccolpo più consistente ai cuscinetti di banco. In sostanza è questo, è l'unico motivo per cui un volano pesante su un albero leggero non dà assolutamente lo stesso risultato di un volano leggero con un albero pesante. Molto meglio questa seconda cosa. Altri mezzi, le automobili, anche sulle automobili che corrono in pista, ma anche in anni molto lontani, insomma, c'era chi andava in giro con macchine derivate di serie, con volani diversi per ogni circuito, per avere il giusto rapporto tra disponibilità del motore a celare sul corto e maggiore potenza agli alti regimi. Anche sulle macchine, naturalmente, salvo piccole lavorazioni, si cerca di non togliere peso all'albero motore, sempre in piccola misura, e invece di agire sul volano, se e quanto serve, tra l'altro con grande attenzione, perché il volano sulle automobili fa anche da battuta per la frizione, quindi c'è anche un altro compito. I mezzi pesanti hanno volani che hanno motori diesel lenti, hanno volani molto pesanti,
in proporzione anche più pesanti, perché più il motore ha un arco di utilizzo spostato verso i bassi regimi, più è vantaggioso avere un volano pesante che ne omogeneizzi il funzionamento. Questo è anche un criterio, ecco, generalmente è così. Più il motore esprime potenza ai bassi regimi, più il volano è pesante. Viceversa, nel caso che il motore sia votato agli altissimi regimi. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.